Ciao e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi faremo un dolce chiamato torta cotta in padella. Per fare questa torta c'è bisogno di una padella da 24-23 cm che si dovrà imburrare, si dovrà sciogliere piano piano il burro dentro. Poi c'è bisogno di 120 g di zucchero. Poi 200 g di farina, 50 ml di olio di semi di girasole e 4 uova e 4 uova. E dopo procediamo con gli altri ingredienti. Ora sbattiamo le uova con lo zucchero. Essere bello lavorato e deve venire, diciamo, bello schiumoso. Ora si aggiunge l'olio di girasoli, 50 ml di olio di girasoli. E bisogna mescolare. Ora si mettono 250 ml di latte. E bisogna sempre girare. Ora pian piano si aggiungono i 200 g di farina. Ecco qua. E si continua a girare. Ora bisogna aggiungere una metà scorzetta di limone. Però noi, visto che non ci piace, non l'aggiungiamo. E continuiamo sempre a girare. Ora noi se qui mette anche la scorza di limone, deve mettere anche del succo di limone. Noi lo metteremo, ma poco. Voi mettete la quantità che vi piace, diciamo. Ora noi, attraverso questo oggetto, stiamo facendo uscire il succo, così lo possiamo mettere dentro. Ora si prende un prema limone o un prema lance per fare appunto uscire il succo e metterlo nel composto. E ora bisogna girare. Ora bisogna imburrare la padella con il burro ben bene, in modo che non si attacchi. Ovviamente anche i lati, perché ovviamente dopo il composto crescerà, quindi si potrebbe anche attaccare i lati. Ora stiamo continuando a girare e aggiungiamo una bustina di lievito per i dolci. Ora stiamo aggiungendo una bustina di lievito per i dolci e giriamo. No, no, no. Cioè,
andare a mescolare. Stiamo girando sempre. Ora l'impasto lo metteremo dentro la padella imburrata. Ecco qua. Si accende il fuoco motivato. Ora si accende il fuoco moderato e si mette a cuocere l'impasto. E si mette sopra il coperchio. Così. E ora bisogna aspettare che si cuoci. Ora bisogna aspettare 30 minuti che si cuoci. Ovviamente controllate sempre se è cotto con uno stecchino, fate un buco, un piccolo buco e controllate se lo stecchetto esce bagnato. Se non esce bagnato, il liquido è venuto così e ora bisogna girarlo. Noi ci aiutiamo con un piatto. Ecco qua, ora l'abbiamo girato e l'abbiamo ricoperto un'altra volta con il coperchio. Ecco il risultato, fatto in casa per voi!